Diciamolo chiaramente, questo Natale fa schifo. Non c'è proprio nulla da festeggiare. Abbiamo vissuto un anno terribile, non possiamo neppure incontrarci con i nostri familiari, con i nostri amici. Dai, per favore, evitiamo di girarci attorno. Questo Natale fa schifo. Scusa, permettimi, non sono d'accordo. Certo, questo è un anno difficile, difficilissimo e non è ancora finita. Eppure il Natale può portare ancora un po' di gioia nella nostra vita. Dai, ti prego però non raccontarmi la favoletta che Gesù nasce nel nostro cuore. Siamo nel 2020, non ci crede più nessuno. No, tranquillo, non ti dico questo. Anche perché in fondo non ci serve il Natale per incontrare Gesù. Gesù è vivo, lo posso incontrare ogni giorno della mia vita. Ma il Natale è più la festa della speranza. Sai cos'è la speranza? Certo che lo so cos'è la speranza. La speranza è illuderci in un futuro migliore. Andrà tutto bene, ce la faremo. Ma poi? Sì, ma non solo. Certo, la speranza ti permette di guardare al futuro. Ma la speranza soprattutto ti serve oggi. È l'ultimo rimasuglio di forza che avevo. Non pensavo di averne ancora, e invece c'è. E mi permette di affrontare la giornata di oggi. Magari con un po' di broncio, come hai tu adesso. Ma intanto quel giorno lo affronto e lo vivo. Sì, ma domani quell'ultimo rimasuglio sarà finito. Prova a guardare bene. In realtà quell'ultimo rimasuglio lo ritrovi anche il giorno dopo. Ancora un po', e ogni giorno ne troverai ancora quanto ti basta per vivere bene quella giornata. E magari un giorno invece che col broncio lo affronterai col sorriso. E sai allora che cosa succede? Ancora più speranza? Sì, esatto. E ogni giorno un po' di più. Il Natale è questo, sapere che Dio mi ama a tal punto da giocarsi tutta la sua vita per me, attraverso Gesù. A volte può essere l'ultimo rimasuglio di speranza che ti permette però di affrontare la giornata col sorriso. E allora ti accorgi che la speranza non svanisce, ma cresce e aumenta giorno per giorno. E ci dice che il miracolo del Natale è proprio questo, è la certezza di un Dio che mi ama e niente e nessuno al mondo potrà togliermi questa gioia. Niente e nessuno al mondo potrà togliermi questa certezza che Dio mi ama. Beh, detto così suona anche bene, eh? Non ti dico che sia facile, però ti dico che vale la pena provarci. Posso? Certo, vieni. Amiche e amici di vero cuore, un augurio a tutti e a ciascuno di voi che sia un vero santo Natale di speranza.